Bentrovati e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale in apertura all'Italia che ha risposto in maniera massiccia all'appello dell'ambientalista sedicenne svedese Greta Thunberg. E questa mattina in quasi tutte le città i giovani, ma non solo, sono scesi in piazza per il Fridays for Future, ovvero il venerdì di sciopero contro il cambiamento climatico che sta coinvolgendo tutto il mondo. A Torino una marea di 10.000 persone ha sfilato davanti al comune, manifestazioni anche ad Alessandria, a Acqui Terme, dove anche i giovani hanno sfilato a difesa del pianeta. Le immagini si riferiscono a questi cortei. Nessuno slogan politico, nessun cartello di associazione, ma solo scritte e frasi per richiamare l'attenzione dei potenti del mondo sui cambiamenti climatici. A Torino gli studenti hanno fatto suonare in contemporanea più di 1.000 sveglie per ricordare a tutti che non c'è più tempo. In Liguria, bambini vestiti da coccinelle, ragazzi del liceo, per sottolineare che abbiamo un solo mondo, hanno esposto lo striscione Salviamo la Terra, l'unico pianeta dove c'è la birra, ma anche lo striscione con le parole di Greta Thunberg: ho imparato che non sei mai troppo piccolo per fare la differenza. E cambiamo argomento, anche se rimaniamo con i giovani. A Torino si è chiusa oggi la 21ª edizione di Ragazzi in Aula, il progetto del Consiglio regionale del Piemonte che consente ai giovani delle scuole secondarie di secondo grado di entrare nell'aula di governo, di conoscere i processi decisionali che caratterizzano l'assemblea legislativa e soprattutto di proporre una propria legge regionale. Tra le 5 classi piemontesi finaliste, ben 2 erano della provincia di Alessandria. Questo ha sottolineato il consigliere regionale Walter Lotria, che ha introdotto il progetto presentato dall'Istituto Leardi di Casale Monferrato, il che significa che il lavoro degli studenti e degli insegnanti è stato di alto livello. Il progetto delle Leardi vuole favorire la progressiva abolizione dell'utilizzo delle plastiche non riciclabili e non recuperabili e si inserisce nel lavoro che il Consiglio regionale del Piemonte sta facendo per eliminare appunto la plastica. Il secondo progetto vincitore è stato quello del liceo scientifico Amaldi di Novi Ligure e si occupa di promuovere una cultura dell'inclusione nello sport e nella scuola con la creazione di gruppi sportivi scolastici che possano essere di supporto agli sportivi paralimpici. E veniamo a proposito di sport alla Juve, sarà l'Ajax l'avversario della Juventus nei quarti di finale di Champions League. Il sorteggio ha stabilito che la partita di andata si giocherà in Olanda. I bianconeri si trovano in un déjà vu. Li riporta indietro di 23 anni, quando a Roma le due formazioni si affrontarono nella finale di Champions, che la Juve dell'allora Claudio Lippi vinse ai rigori per 4-2. Ma adesso vediamo il nostro servizio sportivo, che invece ha curato Fabrizio Mattana, che ci parlerà delle celebrazioni in corso per il 175° anniversario di fondazione della Reale Società Ginnastica Torino. In programma a Torino domenica 17 marzo una giornata di festa per celebrare il 175° anniversario della società sportiva più antica del nostro paese, fondata esattamente 17 anni prima dell'Unità d'Italia, il 17 marzo 1861, con la presentazione di un volume storico fotografico, di un prestigioso francobollo celebrativo emesso dal Mise, con dedicato a Nulo Filatelico, visite dalla storica sede e 3 repliche dello spettacolo Ora, con gli atleti di ginnastica artistica e ritmica, trampolino, basket, arti marziali e artisti della Flick Scuola di Circo. Per questa speciale ricorrenza il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto destinare alla società una medaglia di rappresentanza e il Ministero dello Sviluppo Economico ha deciso di emettere un nuovo francobollo distribuito in 2 milioni di copie dalle Poste Italiane e presentato ufficialmente nella giornata di oggi nella Sala delle Colonne del Comune di Torino, nella stessa giornata in cui si celebrano anche i 150 anni della Federazione Ginnastica d'Italia. La Reale Società Ginnastica Torino è stata fondata esattamente il 17 marzo 1844, 17 anni prima della proclamazione dell'Unità d'Italia, come abbiamo detto, avvenuta il 17 marzo 1861. Torino era allora capitale del Regno di Sardegna e la società sportiva più antica del nostro paese fu fondata dallo svizzero Rodolfo Obermann, dal conte Ernesto Riccardi di Netro e da altre illustre personalità torinesi. Obermann era un ginnasta di Zurigo molto famoso che fu chiamato in Italia appositamente dal generale Cesare Saluzzo, su ordine del re Carlo Alberto di Savoia, allo scopo di insegnare la ginnastica agli allievi dell'Accademia Militare. Da quel momento la società ginnastica, che acquisirà il titolo di Reale nel 1933 per volere di Vittorio Emanuele III, ha dato inizio alla pratica sportiva nel nostro paese e a 175 anni di storia costellati di partecipazioni e vittorie ad alcuni tra i più importanti avvenimenti sportivi nazionali e internazionali.
È stata insignita dal CONI della Stella del Collare d'Oro al Merito Sportivo, ha vinto 7 medaglie d'oro alle Olimpiadi, 14 medaglie d'oro ai campionati europei e altri titoli internazionali, oltre 150 scudetti tricolore, tra cui quello vinto nel rugby, unico nella storia dello sport piemontese. Sul piano della medicina e dell'anatomia ha fondato la scuola di ginnastica medica nel 1889 con lezioni di anatomia, studio delle reazioni fisiologiche sotto sforzo e molto altro. Nel 2002 all'interno della società è stata creata la FLIC, la scuola di circo, che ha rappresentato spesso l'Italia nel mondo e ha formato oltre 350 allievi. Alcuni di loro sono entrati a far parte di grandi compagnie, tra le quali le Cirque du Soleil e le compagnie Duranenton di James Thiers. Recentemente la FLIC ha ottenuto il miglior punteggio in assoluto da parte del MIBAC tra i progetti di formazione circense presentati per l'assegnazione del FUS e ha vinto il bando artisti dei territori per le residenze artistiche promosse da Regione Piemonte. In questa stagione gli allievi del FLIC sono 81, hanno età comprese tra i 18 e i 31 anni e provengono per il 65% dall'estero, di cui più della metà da paesi extraeuropei. Prima del mente ho ancora una notizia che riguarda lo sport. Domani per la Serie C calcio l'Alessandria avrà l'occasione di confermare la ritrovata vitalità ospitando alle 14.30 al Moccagatta la capolista Virtus Entella. Tra poco avremo le previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione, arrivederci. In collaborazione con Ascolta le tue emozioni. Radio City. Ascolta le tue emozioni. Radio City.